Ora ti farò esplodere la mente. No, davvero. Se riuscissi a concepire il concetto che ti sto per dire, la tua mente collasserebbe su se stessa, diventando un buco nero e assorbendo l'intero universo. Parlo di grandi numeri, cosa che noi umani facciamo molta fatica a concepire. Noi diciamo, ma sì, 1000 per 1 miliardo è un grande numero, no? Ma non riusciamo a concepire quanto è vasta la vastità infinita dell'immortalità dei numeri. Parliamo del numero di Graham, un numero gigantesco che è stato però utilizzato in una prova matematica. Era l'upper bound di una soluzione a un problema, quindi non è un numero arbitrario. Ce ne sono di più grandi, ma questo secondo me è il più elegante da spiegare. Ce l'ho tatuato qui. Vogliamo costruire un numero esorbitante, ma dovremo necessariamente passare da un numero piccolo, come ad esempio 3, no? E quindi possiamo usare la somma, no? 3 più 3 più 3, ma qua dobbiamo scrivere diverse pagine per fare un numero grande. Quindi questo lo possiamo scrivere come 3 per 3, no? Un modo più efficiente è usare le potenze, quindi 3 alla terza, e siamo già allo step dopo, quindi 3 per 3 per 3, cioè 27. C'è un altro modo di scrivere questo 3 alla terza, che è con la notazione di Knuth. 3 alla terza, che è uguale a 27, no? È la stessa cosa. Solo che noi possiamo fare una doppia freccia, cioè 3, freccia, freccia, 3. Questo è uguale a 3 alla 27esima. Questo numero già è bello grande, se lo calcolassimo uscirebbe esattamente 7.625.590, insomma un numero gigantesco, 7,6 miliardi. Quello che voglio fare io è andare anche oltre, cioè 3, freccina, 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 3. Quindi uno step dopo questo. Questo non è altro che 3, freccina, freccina, 3, freccina, freccina, 3. Cioè è un 3 alla terza, 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 alla terza. E questo numero di 3 è il risultato di 3 freccina freccina 3, cioè 7 miliardi 625. Quindi questo è il numero di potenze a cui elevare questo 3. Quindi qua ci sono 7,6 miliardi di 3 tutti in pila uno all'altro. Già questo numero non si può scrivere. Quindi voi direte, questo è il numero di Graham, giusto? È un numero gigantesco che non può neanche quasi essere scritto. Eh no, ci siamo ancora molto lontani. Abbiamo visto che con l'1 una freccia arriva a 27, con due frecce, 3, arriva già a un numero gigantesco, a 7 miliardi. Con tre frecce già non si può più scrivere. Noi vogliamo arrivare a 4 frecce. Cosa significa questo? 3, 2 frecce, 3, 2 frecce, 3, 2 frecce, 3, 2 frecce. E continuando così, un numero di volte pari a 7,6 miliardi. Spiegandovelo in altri termini, è 3 alla 27 che è in cima a una torre di 3 alla 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 3 lunga 7,6, che è in cima a una torre di 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3 lunga quanto questo risultato, che è in cima a una torre di 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3 alla 3 lunga quanto questo risultato, che è in cima a una torre, un numero di 7,6 miliardi di volte. Già questo numero noi mortali non dovremmo neanche concepirlo, è folle, non si può neanche scrivere. Se avessi una penna atomica che scrive i numeri grandi quanto una particella elementare come un elettrone, non avresti spazio nell'universo per scrivere tutte le cifre di questo numero, tutte scritte grandi quanto un elettrone. Per farvi capire quanto è grande, dall'inizio dell'universo, cioè dal Big Bang, sono passati 10 alla 18esima secondi. Di secondi? Fino ad oggi? Fino al 2023? E questo è il numero di Graham? No, non è il numero di Graham! Adesso lo costruiamo! Allora, nuova pagina. Il numero di Graham non è altro che 3, freccina, 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 freccina 3. E questo lo chiamiamo G1. G2 avrà semplicemente, dico semplicemente, ma un numero di frecce pari al risultato G1. Quindi noi abbiamo visto quanto cresce da una a due frecce, da due frecce a tre frecce, da tre frecce a quattro frecce, che diventa sta pila gigante.
Noi adesso che abbiamo 4 frecce utilizziamo questo risultato per descrivere il numero di frecce che sono sopra i miliardi, che sono sopra i triliardi, sono sopra i quintiliardi. È un numero già che non si può più scrivere nell'universo e diventerà il numero di frecce di G2. Ma aspetta, il numero di Graham non è questo. Il numero di Graham sarà G3. Sarà 3, il numero di frecce di questo, e poi facciamo G4, e poi facciamo G5, e poi facciamo G6, nello stesso modo, no? Dove G5 dà il numero di frecce per G6, e poi facciamo G7, e poi facciamo G... Insomma, il numero di Graham sarà G64. Questo è il numero di Graham. E voi vi chiederete, ma perché ce l'hai tatuato lì, Michele? Non ha senso. Sì, però è una cosa che, a cui mi piace pensare ogni tanto. L'infinità dell'universo è niente a confronto con quello a cui possiamo arrivare con la matematica. Ci sono dei limiti vastissimi e questo non è neanche uno dei grandi numeri. C'è 3-3 che è più grande, ad esempio. Però questo è facile da capire, la vastità e la... l'impossibilità di afferrare il concetto dell'ordine di magnitudine di questo numero impossibile, che è stato utilizzato in una prova matematica, tra l'altro. Se ti piacciono questi video, iscriviti al mio canale.